Allora, approfitto del momento per fare un po' di, semmai, di sintesi, un po' di, così, di confronto. Allora, innanzitutto vi volevo dire che c'è questa mostra molto molto interessante che si svolge al piano di sopra. Ah, sì. Che si svolge al piano di sopra, quindi credo che, diciamo, in questa giornata dove fuori non è neanche bellissimo il tempo, se riuscite a ricavarvi un quarto d'ora, 20 minuti per fare quel tipo di esperienza, vi assicuro che è davvero molto, molto carina. È un'esperienza un po' diversa, cioè nel senso che è tattile, comunque è, come posso dire, è immersiva, e proprio per quella è particolare, proprio perché non è solo tecnologica, quindi è un modo anche per variare un po' sul tema. Aspettiamo che ci raggiunge qualcun altro. Con Greta abbiamo appuntamento alle 12, quindi si dovrebbe collegare. Allora, l'idea di questo, sì, l'idea di questo talk di adesso, in realtà, che si svolgerà online con Greta, è quello della modalità collab. Cioè, quindi abbiamo deciso di fare una sorta di laboratorio in contemporanea. Quindi lei ci farà vedere alcune cose su come si costruiscono, appunto, come si costruisce questo robottino che lei ha creato, e lo faremo in contemporanea con lei, questo per creare anche un po' di interattività maggiore. Quindi Diciamo che bisognava mettere un po' di cose per il mondo. vi consiglio di. Ah, che poi ce l'avrete anche voi. Ce l'avrete anche. Sì, va. Spengo questo allora. Ci siamo. Ok, quindi dicevo, se volete, diciamo, venire anche un po' più avanti per vedere meglio il laboratorio, diciamo, è indicato. Quindi occupate le postazioni davanti. Non so se sotto c'è Stefania, mi sente? Penso di sì, cenno con la mano. Sì, ci sento Maurizio. Ok, benissimo, benissimo. Perché dobbiamo guardare di là. Vincenzo. Ah, certo. Dopo me lo prendo il numero. Sì. No, io ti faccio una cosa spontanea, poi fai tu l'importo corretto. Perfetto, grazie. Ok, va bene. Non so se giù c'è anche Carmine, forse già nella sala A, non lo vedo. Non lo vedo. Va bene, no, io niente, volevo approfittare di questi 10 minuti per chiedervi, insomma, magari qualche feedback anche veloce rispetto all'evento, al programma. Non so se c'è qualcuno che magari vuole darci qualche suggerimento. Approfittiamo di questo momento per parlarci un po'. Se Stefania c'è qualcuno che magari vuole intervenire per dirci qualcosa, altrimenti aspettiamo Greta altri 5 minuti. Non è Greta tu. Telefono si accende. Ecco. Qualcuno voglia di intervenire, Lui si di chiama Greta dire, Garbi. diciamo, esporre la sua idea su questa esperienza vissuta tra ieri e oggi? Simone. Da qui è partito solo un applauso, cioè solo un applauso. Un applauso. Grazie, grazie. Comunque si chiama Greta Galli, no Greta Thunberg, quella è un'altra.
C'è un'inflazione di troppe grete. Carmine. Ma in realtà dovremmo usare solo questo. Eccoci. Ciao Greta, buongiorno. Buongiorno a voi ragazze. Allora, ciao Greta. Siamo qui riuniti, però l'introduzione non è proprio bellissima. Detta così, comunque siamo su conto della seconda giornata, siamo in sale, siamo una sala A e una sala B, per fortuna, per cercare di fare qualcosa di un po' più interattivo abbiamo in qualche modo creato questa specie di collab, quindi sulle due sale ci saranno due gruppi di ragazzi, tra cui che sono coordinati da Francesco nella sala dove mi trovo io e Stefania nella sala giù, che cercheranno, ecco perché condizionale dopo, di costruire con te la parte elettrica del robottino. Okay. Questo proprio per cercare di, anche ci sono le scuole in diretta con noi, quindi sono collegate con noi anche gli studenti delle scuole, quindi la cosa era proprio cercare di fare un'attività immersiva anche se a distanza, quindi era solo per dirti vai piano, spiega tutto con calma, vai tranquillo e lascio la parola a te. Vabbè, Greta, ve la introduco molto velocemente. Come vedete è una ragazza di 19 anni, è appassionatissima di tecnologia e ormai è diventato, diciamo, un punto di riferimento per tutti gli appassionati del mondo del making, quindi costruisce robot praticamente uno al giorno. E infatti adesso ci spiegherà meglio anche un po' di questa passione e soprattutto come fai a conciliare, perché ci sono un sacco di ragazzi adesso qui collegati con noi, e anche come fai a conciliare questa passione con il resto delle attività, delle cose che fa una ragazza di 19 anni. E ti passo la parola. Ma guarda, allora, conciliare questa passione con il resto mi viene abbastanza semplice, perché tutto il resto è inerente alla mia passione. Nel senso, io ho finito l'anno scorso un ITIS informatica e telecomunicazioni, dove giustamente studiavo magari a volte su Arduino, a volte componenti elettronici e cose simili, che poi sono la mia passione. Quindi anche adesso sto continuando facendo informatica in università, però alla fine della fiera è esattamente quello che è la mia passione. Quindi sì, lo studio c'è, però automaticamente lo posso applicare anche con quello che faccio. Perché alla fine, se tipo a scuola studiavo Arduino, poi a casa mi esercitavo su Arduino, creo i robot e ci faccio i video intanto che sono dietro. Quindi più che altro è la fortuna di aver fatto un percorso di studi inerente con quello che è poi la mia passione. Bene, sì, infatti. No, perché poi vi posso garantire che comunque la ragazza che beve, mangia, esce, cioè nel senso che non è proprio... No, ha una vita sociale attiva. Sta sempre a fare robot, no, cioè nel senso anche una vita normale, ecco, io l'ho vista all'opera, è vero. E niente, io quindi ti lascio la parola per iniziare questo collab e poi eventualmente, diciamo, sulla parte proprio tecnica, se sono in difficoltà e lo saranno, Francesco e Stefania ti faranno qualche domanda col microfono. Nessun problema. Diciamo all'occorrenza. Ok, grazie. Posso condividere lo schermo, vero? Sì. Sì. Ok, vediamo un po', share screen. Ok. Ditemi se riuscite a vedere il PowerPoint. Sì. Perfetto, posto. Ok, se perdete lo schermo per errore avvisate, senza problemi, ok? Va bene. Ok. Ok, allora, in questo laboratorio, come vi hanno già spiegato loro, andremo a costruire un robot con Microbit. Però prima di spiegarvi che robot andremo a fare, mi presento un attimino, mi hanno già presentato, ma ci tengo a specificarvi il fatto che io sono della classe 2002, ho 18 anni, 19 tra due settimane, studio informatica presso l'Università Milano Bicocca e condivido le mie passioni sui social, come è già stato detto in precedenza. Per social che cosa intendo? Intendo principalmente TikTok, che è quello dove sono più conosciuta, mettiamola così,
ho iniziato durante il primo lockdown, durante la prima quarantena, per noia, e poi è tipo esploso e quindi l'ho praticamente conciliato come il social dove sono più presente. Il secondo social è YouTube, dove porto tutorial molto semplici anche per persone che partono veramente da zero su queste materie, e tramite i miei tutorial riescono comunque ad imparare a programmare o a costruirsi un robot. E poi l'ultimo social è Instagram, che è quello che uso da più tempo di tutti ed è quello con meno follower di tutti, ma l'ironia purtroppo va così. Perché sono famosa? Mettiamolo tra virgolette, perché io non mi definisco tale, però alcuni mi definiscono famosa, conosciuta e tutto. La prima cosa, ed è probabilmente quello per cui tutti mi conoscono, è una mano robotica che ho costruito con i Lego quando avevo 15 anni. Infatti, se vi è capitato su TikTok di vedere una ragazza in giro con una mano di robot fatta di Lego, sono io, piacere, esisto, sono viva, sono italiana e non ci sono problemi. L'altro motivo per cui sono sempre, tra virgolette, famosa è il fatto dei tutorial che porto su YouTube. Infatti questo qui è la foto profilo, meglio la copertina del video di YouTube che per ora mi ha fatto più visualizzazioni, che è un video di circa 15-18 minuti su come si programma un braccio robotico. Io infatti, come detto precedentemente, sui miei social condivido sì le mie passioni, ma mi piace anche insegnare a chi magari ne sa di meno o a chi magari vuole imparare come si fa un robot o qualcosa di simile. E questo qui è uno appunto dei video che è andato per la maggiore. Andiamo a vedere però adesso che cosa faremo. Oggi creeremo un robot che ho sempre postato già sui miei social, ma l'avevo fatto con Arduino e oggi andremo a ricrearlo effettivamente con Microbit. Il robot in questione è questo qui. Come potete vedere sulla sinistra c'è l'immagine del robot, dentro c'è tutta la parte elettronica che logicamente da fuori dalla foto non si vede, e mentre tutta la parte di cartone, mettiamola così, saranno poi i ragazzi a scegliere di personalizzare come vogliono il loro robot. Vi faccio partire anche il video che avevo fatto. Io questo robottino l'ho fatto per, diciamo, chi si sente solo un robot di compagnia, e l'avevo appunto fatto con un Arduino, un servomotore e un sensore ultrasuoni e del cartone. Sostanzialmente, come funziona questo robot? Quando ti senti solo e vuoi qualcuno che ti saluti, che ti dica ciao molto semplicemente, vai a salutare il robot mettendogli la mano davanti al sensore di ultrasuoni, che poi andiamo a vedere come funziona, e questo robottino automaticamente ci saluta. Nella versione che l'avevo fatto io avevo aggiunto anche un'applicazione Blink che mi faccia arrivare sul telefono un messaggino con ricordati che ti voglio bene. Non andremo a vedere questa parte perché è una parte un pochino più complessa, ma andremo a fare tutto il resto del robot. Come detto prima, per fare questo robot non utilizziamo Arduino, utilizziamo Microbit. Microbit è una scheda microcontrollore che penso che molti di voi abbiano già presente che cosa sia. E la sua particolarità è che insieme sulla scheda ci sono già diversi componenti che tipo su Arduino non si trovano. Tra i vari componenti abbiamo 25 LED sulla parte frontale che ci permettono di fare delle figure, abbiamo due pulsanti per testare l'input da parte di questi pulsanti, abbiamo l'accelerometro, quindi muovendo la scheda possiamo vedere dove si sta muovendo, abbiamo una bussola, non so se vi perdete in un bosco Microbit viene anche comodo. Abbiamo anche la possibilità di utilizzare il Bluetooth già incluso per magari mandargli programmi o connettere più schede tra di loro. E abbiamo anche un sensore di temperatura e circa 24 pin per input e output, che sono quella strisciolina lì che vedete gialla dorata. Quelli lì sono i pin di Microbit. Ecco, un secondo componente che utilizzeremo oggi è un sensore ad ultrasuoni. Sensore ad ultrasuoni è fatto in questa maniera, non so se ce l'avete in mano, se l'avete mai visto. Ci sono diversi modelli, io per la maggior parte utilizzo l'SR04, che è quello più semplice da configurare, più semplice da utilizzare, ed è anche quello che funziona meglio. Può arrivare su circa i 2 metri di distanza, anche se è sempre sconsigliato farlo lavorare su 2 metri di distanza perché ne perde veramente tanti. E abbiamo 4 pin. I pin sono uno di alimentazione a 5 volt, abbiamo un pin trig che è quello dell'ingresso degli impulsi, e adesso vi spiego come funziona, abbiamo un pin eco che è quello dell'uscita degli impulsi e abbiamo una GND che è la comune massa. Come funziona il sensore ad ultrasuoni? Voi immaginate di avere un sensore che emette tipo delle onde e queste onde arrivano contro una superficie, un muro, qualcosa, e quando toccano qualcosa rimbalzano indietro. Ecco, esattamente il pin di eco fa uscire queste onde che l'occhio umano non riesce a percepire. Le onde beccano qualcosa, tornano indietro e lo riceve il pin di trig. Tramite formule di fisica, velocità, tempo e simili si riesce a risalire alla distanza corretta. Microbit però ci semplifica molto il lavoro dalla parte di fisica. Un'altra cosa che andremo ad utilizzare è per l'appunto un servomotore
che è fatto in questa maniera, utilizziamo questi che sono quelli più semplici, che richiedono meno tensione e meno corrente di utilizzo, ed è un motore che sostanzialmente può assumere una posizione prestabilita da 0 a 180 gradi. Quindi saremo noi a dirgli vai da 0 a 180, vai da 10 a 20, vai da 50 a 100. Anche lui ha tre pin, di cui uno è il pin del segnale, e questo pin del segnale è quello a cui gli daremo poi l'impulso dei gradi dove deve andare, una VCC che è l'alimentazione a 5 volt e poi un pin di massa. L'ultima cosa che utilizzeremo sono i LED, e nel caso di Microbit sono sulla parte frontale e noi siamo in grado di poter creare delle animazioni o delle figure per poterli visualizzare. Andiamo però adesso veramente a mettere mano. Allora, come prima cosa andremo a provare ogni singolo componente per sé, quindi analizzeremo prima il servomotore, poi il sensore ultrasuoni, i LED e poi metteremo tutto assieme. Quindi, seconda cosa, metteremo tutto assieme e poi come ultima cosa andremo a programmare il tutto. Allora, andiamo a vedere prima di tutto come funzionano i LED, che sono la cosa più semplice da controllare. Quindi, come detto, i LED sono sulla parte frontale e più o meno questa qui è la programmazione. Io mi stacco dalla presentazione e arrivo sulla parte di Microbit, così lo facciamo passo passo. Voi siete su Microbit, riuscite a seguirmi? Sì, sì, adesso Francia vai. Sì, ci siamo. Allora, basta fare nuovo progetto, gli possiamo dare un nome a questo nuovo progetto. E ci troveremo su questa schermata. Programmiamo a blocchi, che è la cosa più semplice da fare perché JavaScript è già più avanzato e non so se alcuni di voi lo conoscono. Quindi, per programmare i LED, come detto prima, basta andare sulla parte di fondamentali e abbiamo un paio di possibilità. Possiamo fare o la parte di mostra LED, e in questo caso dobbiamo essere noi a disegnare quali LED accendere, e in tempo reale sulla parte sinistra ci viene raffigurato come sono accesi. Abbiamo una seconda possibilità, che è quello di mostrare un'icona prefissata, quindi vado a togliere questo, mostrare un'icona prefissata dal programma, che può essere un cuoricino, il simbolo ok, la croce, qualche faccina, qua c'è una carrozzina, insomma ci sono questi simbolini qua. Oppure un'altra alternativa è prendere la parte di mostra stringa e scrivere quello che vogliamo. Noi siamo italiani, quindi mettiamo ciao, possiamo mettere il punto esclamativo, e sempre qua sulla parte live possiamo vedere quello che viene visualizzato. Ecco, se voi avete la possibilità di provare con i vostri Microbit, vi basta semplicemente fare scarica, andate a scaricarvi questo codice e poi lo trasferite su Microbit. Ditemi quando ci siete che proseguiamo. Se avete altri dubbi, domande, perplessità, chiedete senza problemi. Quindi vedo due gruppi che stanno lavorando. Perfetto. Sono in fase operativa. Perfetto. Beh, anche a distanza non è male, si riesce lo stesso a lavorare, dai. Dai, sì. Era una modalità nuova questa qua, non l'abbiamo provata molto prima. Però Francesco ci è riuscito, quindi adesso diventa tipo una competizione. Ecco, chi dei due gruppi vince. Esatto. Cioè, Francesco la Wall of Fame del plug. Anche Stefania, ci sei? Posto? Wow, perfetto. Wow. Buona. Sì. Allora ricondivido, che così andiamo avanti. Ok. Allora, dopo aver visto come funzionano i LED, quindi è la cosa più semplice da utilizzare, andiamo a vedere qualcosina di più complicato. Andiamo a vedere come funziona il servomotore. Allora, la connessione del servomotore deve essere fatta in questa maniera, ma adesso la facciamo passo passo, e la programmazione è anche qui abbastanza semplice, fatta più o meno così. Quindi io mi risposto, per fare la parte elettronica utilizzerò Tinkercad, quindi farò proprio prendendo i componenti e tutto. Perciò io vado a prendere Microbit, nel mio caso, vado a trascinarmelo qui, e vado a prendere un servomotore, lo posiziono qua. Allora,
Il servomotore, come detto prima, ha tre piedini. Dobbiamo andare a collegare il piedino, quello nero-marrone, che è il suolo praticamente, sulla GND della nostra scheda di Microbit. Quindi con un cavetto, se avete quelli banana, banana coccodrillo, viene molto più comodo. Se non avete quei cavetti lì, cercate di fare una sorta di attack per incastrare il tutto. Lo metto nero, così lo differenziamo. Il secondo cavettino, che è quello rosso, che è l'alimentazione, in genere avrebbe bisogno di un 5 volt. Microbit è una scheda che rilascia solamente 3 volt di tensione in uscita, ma 3 volt di tensione in uscita sono più che sufficienti per far funzionare un servomotore da solo. Andrà molto più piano rispetto alla velocità che possiede un servomotore, ma per ora ci accontentiamo di questo per fare le cose semplici. L'ultimo cavettino invece, che di solito è arancione o giallo, è quello del segnale e lo andiamo a posizionare al pin 0. Quindi vado a posizionarlo qua. E così, questo qua è lo schema che dobbiamo andare a fare. Datemi un ok di quando ci siete. È tipo le istruzioni dei Lego, visto quando vai a montare i Lego, no? Che poi c'è quell'imbarazzo di tutti quanti, poi arriva quello, ah, metti il cavo, metti il pezzo lì. Ti manca uno. Sì, sì, mettilo più dritto, fallo di qui, prendi questo che è più preciso che questo. No, ditemi quando ci siete perché non vi vedo, quindi datemi un segnale audio, che se no non riesco a condividere tutto. Stefania, tu, no, vedo che stanno ancora... Vai tranquillo, prendete... Sto collegando ancora i coccodrilli. Prendete tutto il tempo che vi serve perché so benissimo, Microbit è strafigo come componente, come scheda, ma è complicatissimo con i cavi da utilizzare. È un incubo solo per quello, però è molto potente, molto semplice da usare, quindi non mi dispiace. Sì, forse come elemento introduttivo per esperimenti di questo tipo è la cosa migliore, no, rispetto ad Arduino. Pensi che forse sia il caso di iniziare subito con una versione di Arduino? Ma no, allora, dipende, perché Arduino, tipo, non lo puoi programmare, aspetta che blocco la presentazione, che almeno vi vedo, ok? Arduino, più che altro, la cosa brutta è che non lo puoi programmare a blocchi, quindi devi per forza imparare un linguaggio di programmazione per poterlo utilizzare e devi avere anche delle conoscenze, un po' di elettronica per poterlo utilizzare. Mentre Microbit è una schedina piccolina, si può programmare a blocchi, quindi molto più semplice anche per chi magari non ha mai avuto un approccio sul codice. E poi la cosa interessante è che è già strapiena di sensori anche senza dover aggiungere altre cose. Quindi senza star lì ad aggiungere altri componenti, è già dentro l'accelerometro, c'hai la bussola, c'hai Bluetooth, c'hai due pulsanti, viene un sacco più comoda per quello. Ecco, un po' laboriosa a livello di cablaggio, ma per il resto è fattibile. No, dopo tutti i pelati. Non so se ti sento male io, ma ti sento bassissimo. Aspetta, no, non mi sono avvicinato io al microfono, scusami. Okay. No, dicevo, noi lo suggeriamo spesso quando facciamo anche qualche corso con i ragazzi, anche per via del costo, perché esatto. È un dispositivo che costa veramente poco, 18-19 euro, quindi per un esperimento introduttivo anche per le scuole mi sembra una buona soluzione. Esatto. Greta, scusaci, potresti rimettere un attimo lo schema? Sì, scusatemi, colpa mia. A voi. Ok, ci siamo. Ok, un gruppo c'è, l'altro? Lo prendo come un sì? Allora, noi qui abbiamo fatto. Ok. Gli altri a posto? Anche noi ci siamo. Perfetto. Adesso passiamo allora alla parte di codice. Vado a ripulire il codice dei LED che non ci interessa. Allora, per utilizzare il servo non dobbiamo aggiungere niente. Ci basta andare qua a cliccare sulla sezione di avanzati e poi selezionare la sezione di pin, questa qui rossa. Dentro la sezione di pin
abbiamo già delle funzioni chiamate servo scrivi su pin P0 con 180. Molto semplicemente l'andiamo a posizionare sotto al per sempre. Qua ci sono i vari pin che ci sono, noi l'abbiamo posizionato sul P0, quindi lasciamo P0 e possiamo dirgli in questo caso inizialmente scrivi con 0. Poi, una volta che ha 0, gli andiamo a mettere un leggero delay, quindi una pausa di un secondo, così almeno va a 0, aspetta un secondo, e poi dopo essere stata a 0 per un secondo, sempre tramite il comando servo scrivi su pin P0, lo mandiamo a 180. E in quest'altro caso gli andiamo a mettere sempre una pausa di un secondo. Quindi voi potete tranquillamente scaricare il codice e metterlo su Microbit. Io lo posso vedere qua in live streaming, mettiamola così. Cosa succederà? Il servo andrà a 0, aspetterà un secondo, girerà a 180 che è dall'altro lato, aspetta un secondo, ritorna a 0 e così via. Se sul vostro servo non avete ancora montato le basettine, quelle bianche che vengono date in dotazione nel sacchettino del servo, vi consiglio di mettere quella fatta come vedete qua nell'immagine alla mia sinistra, quindi quella tagliata. Se mettete quella lì, poi siamo già a posto per il progetto successivo. Sulla regolazione di come impostarla lo vediamo poi successivamente. Però questo qui è come si va a programmare un servo. Quando tutti e due i gruppi ci sono, fatemi sapere che andiamo avanti. Nell'attesa ti volevo chiedere una cosa, per quanto riguarda progettini di questo tipo, come quello che stiamo facendo noi, no? Esistono degli esempi da seguire, cioè nel senso un ragazzo che vuole approcciare da solo a questa cosa, a parte diciamo, i tuoi tutorial su YouTube, c'è qualche corso online? Sì, sì, c'è il sito di Microbit, che ve lo farei vedere, ma toglierei il codice adesso agli altri, quindi eviterei. Sul sito di Microbit, prima di entrare nella parte di programmazione, c'è una parte dedicata ai progetti, sopra in alto c'è il menu e c'è Projects. Dentro ai Projects c'è il mondo, ti segnano passo passo come si utilizzano tutte le cose che si trovano su Microbit. Per la maggior parte sono dei progetti abbastanza semplici, quindi utilizzando solo la scheda Microbit. Però ogni tanto capita di trovare anche dei progetti extra, per l'appunto con i servomotori o con gli ultrasuoni, quindi qualcosa in più. No, ci sono progetti con schemi elettrici, diciamo, un po' più complessi anche. Quello dipende, perché sul sito tendono a mettere quelli semplici, però alcuni magari ci sono. Se potete andare a vedere voi, perché sennò tolgo lo schermo a loro, ma se facessi una cosa di questo tipo... Anche così che chi ci ascolta. Ok, aspettate. Perfetto. Allora, questo qua è il sito di Microbit. E come potete vedere ci sono online guest starter, tipo Take Your First Step... E qua, vabbè, ti spiega tutto come si fa, ci sono dei tutorial introduttivi, quindi ci sono tutti i tutorial su come si utilizza Microbit, ma la cosa interessante è che qui abbiamo projects in questa sezione e ci sono dei progetti esempi, tipo se tu fai esplora attività, qua ti chiedono come lo vuoi fare, però tipo c'è il far vedere semplicemente un LED, poi vedere quando si muove la scheda, fare un dado elettronico che ti tira fuori un numero casuale, giocare a sasso, carta, forbice, o farti tipo il counter degli step, quindi quanti passi fai in un giorno. C'è tutta questa cosa qui, oppure c'è anche la scratch guitar, puoi farti una chitarra con Microbit, per dire. Quindi ci sono dei progettini abbastanza semplici, ma che sono effettivamente tutti guidati con tutorial e tutto. Tipo vado a prendere questo qui, e ci sono tutte le immagini, ti spiegano passo passo come si programma e tutto quanto. Quindi anche per chi parte da zero non è abbandonata a se stesso, mettiamola così. E poi ci sei tu, diciamo. Ci sarò io. Su Microbit non ho ancora fatto tutorial, quindi è l'unica cosa che mi manca, però sì, nel caso ci sono io. Per i gruppi tutto ok? Ci sono problemi? Greta, noi abbiamo scaricato il codice sulla Microbit, ma non va, non si muove. Non si muove? No, no. Fantastico, allora potrebbe essere un problema di alimentazione. Di collegamento probabilmente. Sì, allora, dipende, perché a volte capita che funziona anche con i 3 volt. Tipo io l'avevo provato, era partito.
Se non funziona bisogna mettere la batteria esterna, mi sposto sulla parte di progetto. Praticamente come funziona, come vi ho detto prima, Microbit estrae solamente 3 volt, no? Noi possiamo andare a prendere delle batterie, che in questo caso io mi ricordo vi avevo chiesto servivano 4 batterie AAA, ok? Su Tinkercad abbonatemelo, c'è solo quella singola e solo doppia, quindi c'è sto problema, però cercherò di fare il più possibile. Quindi sostanzialmente, non so, voi che vanno a batteria avete? Quello da 4 pile tutte insieme? No, ecco, il problema era la batteria, non l'avevamo collegata. Fantastico. Decisamente. Quindi ce l'ho scaricato. Se vuoi provare a far funzionare il coso, no? Vedi un po' se lo riusciamo. Allora, in teoria dovrebbe andare qui. Noi abbiamo le prime difficoltà, Houston, abbiamo un problema. Ok, che cosa vi manca? Non riusciamo a scaricare dal sito Microbit sul programmino, insomma. Cos'è che non riuscite a scaricare, praticamente? Il codice, cioè, voi fate scarica? Creato. Voi fate scarica? Scarica. Cioè, non fate un vuoto. Prova a riaggiornare la pagina. Prova a fare come tutti gli informatici, spegni e riaccendi. No, ma non l'ha fatto perché aveva paura di perdere il lavoro, capito? No, rimane tutto salvato. La cosa interessante di Microbit è che ti salva tutto in real time, senza che tu debba stare lì ad installare tutte le volte. Quindi non vi preoccupate per quello. No. L'abbiamo visto. È riuscito a scaricare o ancora problemi? No, siamo riusciti a collegarlo adesso con il cavo. Ok. Adesso proviamo se con cavo. Stiamo controllando il circuito elettrico nel frattempo, vedete se il programma adesso è scaricato, quindi dovrebbe funzionare. Ok, se non funziona andiamo ad aggiungere le batterie, perché potrebbe non avere abbastanza tensione. Si è scollegato. Allora, noi si è mosso per un attimo, però probabilmente si è precario il collegamento con la batteria, però abbiamo fatto muovere. Ok, già se si muove a posto, poi nel programma finale andremo a collegare le batterie. Era perché se no diventa veramente un incubo ogni volta a farvelo collegare. Allora, andiamo avanti, perché se il problema sono le batterie forse lo risolviamo poi alla fine. Andiamo avanti, va bene. Perché ci sono fatto, quindi anche il programma. Ok, allora, visto il servomotore, ultima cosa che dobbiamo andare a vedere per costruire il robot è il sensore d'ultrasuoni. Il sensore d'ultrasuoni necessita dei 5 volt, quindi, cioè dei 5 volt, scusate, di una tensione maggiore. Quindi andremo effettivamente ad utilizzare il vostro vano batteria e la programmazione è fatta in questa maniera. Perciò mi risposto su Tinkercad, così facciamo tutto passo passo. Quindi vado a cancellare il servo per adesso. Io non ho la possibilità di mettere un unico vano batteria da 4 AA in serie tra di loro, quindi farò in questa bellissima maniera. Voi mi auguro che abbiate il vano batteria, giusto? Ce lo avete? Sì, abbiamo il vano batteria da 4. Perfetto. Ok, quindi io devo fare tutto questo lavoro qua, quindi devo collegarlo tra di loro. Voi intanto potete mettere anche le batterie senza problemi. Quindi così. Ok. Vado a prendermi quindi il sensore ad ultrasuoni. Questo qua.
Non ho un come tagliare. Ok, allora come funziona qua? Dobbiamo collegare, attenzione, la GND del sensore d'ultrasuoni alla GND di microbit. Quindi questo collegamento qua molto semplice, ma voi che avete i cavetti a coccodrillo, insieme a questa GND, a questo filo qua, dovete collegare anche il nero del vano batteria delle vostre pile, ok? Quindi dovete riuscire a creare un cavo unico per la massa. Cioè l'idea di fondo sarebbe far uscire un cavo dalla GND del sensore d'ultrasuoni, lo arrotolate con questo qua del vano batteria, li mettete insieme, cavetto coccodrillo e poi andate a GND, ok? Poi, fatto questo collegamento, abbiamo la necessità di mettere il pin di eco e di trig, potete scegliere voi, però ricordatevi come li posizionate, uno sul pin 1 di microbit, quindi qua, mentre l'altro pin deve andare sull'altro pin, quindi il 2, che è quello che rimane libero, perché il pin 0 l'abbiamo utilizzato per il servo e poi lo terremo sempre per il servo. Come ultima cosa, dobbiamo collegare il filo rosso delle batterie alla VCC del sensore ad ultrasuoni, che è praticamente l'alimentazione del sensore. Quindi vado a collegarlo in questa maniera. Ditemi quando ci siete, sempre comunque. Maurizio, nel mentre se hai qualche domanda, curiosità, vai tranquillo. Se tu hai qualche domanda, curiosità, vai pure. No, sto provando a capire le difficoltà, perché c'è anche un problema di manualità, no? Sono alcuni strumenti che non li conosciamo molto, quindi... Ok. Un po' di pazienza. Non è un problema, sono qua. Però almeno il collab sta funzionando, cioè stanno collaborando per trovare la soluzione. Quindi... Fantastico. Non vi preoccupate se non riuscite a collegarli nella maniera più bella esteticamente possibile, perché è davvero complicatissimo, no? Non vi preoccupate di quello, davvero. Ma non credo che stiano facendo questo problema in realtà, eh? Perfetto, no, l'importante unica cosa, attenzione, che cavi diversi non si devono toccare tra di loro, perché se fate toccare il cavo, in questo caso nero della GND e rosso dell'alimentazione, tra di loro parte la scintilla. Quindi mi raccomando, non fate questa cosa. È l'unica cosa a cui dovete stare attenti. Dov'è l'estintore? L'estintore in sala è là. Ok, posto. Perfetto. C'è Luigi, c'è un amico che è pronto a intervenire. Fantastico, okay. Anche io ce l'ho lì dietro la televisione pronto nel caso arrivo, non vi preoccupate. Fammi la telecronaca, dai, come sta andando? La fare molto volentieri. Siamo sul cablaggio da parecchio. Esatto. Collegare i cavi ci viene un po' difficile. Posso dire che adesso siamo sul collegamento del sensore ai pin. Ok. Giù in telecronaca chi c'è? C'è Stefania che è occupatissima. Vi aiuto io per la telecronaca, Giulia. In realtà abbiamo ripulito un attimo il banco
per rimettere ordine. Aggiornaci sui risultati, aggiornaci sui risultati. Esatto, ci siamo quasi, stiamo collegando adesso il sensore. Ok. All'alimentazione. Avete ragione, ma non è che c'è moltissimo. Ok, dovrebbe andare dal pin numero 2 al sensore e poi l'alimentazione, l'altro. Comunque noi abbiamo sopra dei cavi verdi bellissimi, eh? Lo dico solo a livello estetico, sono molto belli. Poi voglio vederli, che adesso non posso cambiare schermata, che sennò perdiamo mezzo mondo. Faccio le foto, non ti preoccupare. Bravo, bravo, bravo. Poi se mai alla fine del Come to Code facciamo una piccola guida con tutto il materiale, gli schemi, così se qualche passo... Ma vuole... guarda, io ce l'ho tutto su PowerPoint, ti posso mandare PowerPoint, ti rimane tutto. E ho tutte le schermate, quindi hai schema elettrico e codice. Che stanno facendo tutti quanti bellissimi qua, no? Che ci sono loro sotto la telecamera, poi lo fanno anche loro a casa e ci Fantastico. Mandano il video. Poi voglio esatto, vederli così lo come condividiamo con i ragazzi. Esatto. Io Greta, ti posso dire una cosa nel frattempo? Sì, sì, dimmi pure. Se separi le due schede, metti StreamYard da un lato e così ci vedi contemporaneamente e ci condividi lo schermo. Ok. Esatto, perfetto. Eccoti qua. Ok, si vede? Sì, si vede, perfetto. No, avevo paura che facesse tipo effetto boomerang dentro e fuori di tutto quanto. No, ok, così segui insomma la live di quello che succede sì, pure... Sì. In sala. No, perché tipo su Meet, sulle video lezioni, ogni tanto capitava che ricondividevano la pagina di Meet e vedevi tipo 7800 Meet che andavano verso esatto. l'infinito e oltre. Ho detto mica che succede di nuovo. Se vuoi puoi anche zoomare. Sì, sì. No, ecco. No. Questo non lo devo non è fare. Andata. Ok, va benissimo. Rimango qua. Allora, qui temono che qualcosa prendi fuoco e in effetti, diciamo... Non hanno tutti i torti. No, allora, vi dirò, stiamo lavorando... Sono un po' scettici nel completare i collegamenti proprio perché, insomma, hanno questa paura. No, stiamo lavorando con tensioni e corrente veramente bassa. Okay. Mal che vada, esce una minima fumata, ok, e una piccolissima scossettina. Se prendete la scossa di quello è veramente bassissima, è tipo la puntura quando vi fanno l'esame del sangue, quindi non vi preoccupate. Se esce una fumata bianca, ecco, io direi di prendere i cavi, strapparli via completamente e lanciare tutto il più lontano possibile. Ok, mi sa che noi abbiamo finito con il cablaggio qua, sì. Ok, ha vinto sì. un team. Sì. Stefania, a che punto siete voi? Ok, noi ci siamo quasi? No, il quasi non è una risposta, o sì quasi... o no, se no abbiamo no, vinto in realtà noi. In realtà no, però ci siamo. Abbiamo vinto noi. Ok, mancano non dei passi. È una rincorsa contro il tempo. Quale team vincerà? Nel frattempo siamo in svantaggio, però vorrei dire, mai dire mai, prima della fine vediamo. No, ma c'è una domanda. Ok, ci siamo. Sto vedendo un po' di caos, scusa, approfitto, ma come fai? Allora, è tutto collegato, però non so in che modo. Vai. Va bene, l'importante è che sia collegato. Sì. Allora, passiamo alla parte di codice. Andiamo a vedere come funziona. Se elimino la parte di servo, la potete mettere anche qua di lato, scegliete voi dove tenerla, l'importante è che non sia sotto il blocchettino del per sempre. Allora, per utilizzare il sensore ad ultrasuoni, Microbit ci semplifica la vita, però dobbiamo installare un'estensione che richiede Microbit. Quindi, per farlo, cosa dobbiamo fare? Possiamo andare su estensioni, qua in fondo, andiamo a cercare... Sonar, che tra l'altro esce automaticamente qua, se non vi esce basta che scrivete qua Sonar. Andiamo a cliccarlo e ci viene proiettata anche la possibilità di utilizzare il Sonar. Come potete vedere si è aggiunta questa sottospecie di libreria.
Quindi l'unica cosa che dobbiamo fare è cliccare e vedere che abbiamo qua la possibilità di selezionare dove abbiamo collegato il ping, l'eco e che unità di misura usare. Però questo cosino qua, come potete vedere, ha una forma diversa da qualsiasi pezzo di puzzle, passatemi il termine, per poterlo incastrare. L'unico modo che abbiamo per poter incastrare il tutto è crearci una variabile. Quindi noi andiamo a creare una variabile che sostanzialmente è come avere una scatola. Voi immaginate una scatola dove dentro a questa scatola ogni volta andate a selezionare un valore. Quel valore corrisponde alla distanza del sensore. Quindi come prima cosa la andiamo a creare. Le dobbiamo dare un nome a questa variabile e per nome io utilizzo un nome abbastanza chiaro come distanza. Quindi una volta fatto, dato il vostro nome, potete scegliere quello che volete, facciamo ok. E ci viene proposto il pallino della distanza, l'imposta distanza, in questo caso 0, oppure cambia distanza di 1. Allora, innanzitutto dobbiamo impostare la distanza non a 0, ma a questo tondino che vedete, che questa volta si può incastrare alla perfezione qua dentro. Quali mettere come ping ed eco? Basta andare sullo schema che abbiamo appena fatto. Quindi abbiamo l'eco che è praticamente all'1 e il trig che è al 2. Quindi il trig vado a metterlo al 2 e l'eco vado a posizionarlo su più 1. L'altra cosa che dobbiamo andare a fare è l'unità di misura. Andiamo a selezionare centimetri. Non credo che voi siate comodi con i pollici, quindi io selezionerei centimetri. E questo qui è come si inizializza un sensore ad ultrasuoni. La cosa che possiamo fare successivamente è la visualizzazione di questa distanza. Quindi per visualizzare qualcosa a video come abbiamo visto prima con i LED, possiamo andare sulla sezione di fondamentali, andiamo a selezionare mostra stringa o mostra numero, quello che volete. Io vado a fare in questo caso mostra numero, vado a posizionarlo qua e vado questa volta a dirgli quale numero deve farmi vedere. Qua è posizionato 0, ma gli posso dare anche il valore di una variabile che abbiamo creato. Come detto prima, la variabile è una scatola al cui interno c'è in questo caso un numero che è la distanza in centimetri, quindi posso andare a riprendere il pallino di distanza. Quindi vado a posizionarlo e vado a posizionarlo qua. Perciò adesso io qua nella simulazione non posso farvelo vedere e neanche su Tinkercad perché non mi dà la possibilità di programmarlo così bene. Voi scaricate il programma, installatelo su Microbit e se tutto funziona, salvo imprevisti e niente salta in aria, quando vi avvicinate con la mano al sensore ultrasuoni, sulla schedina di Microbit vi viene visualizzata il valore di distanza, che è un numero intero. Quindi io faccio la solita cosina delle due schermate, così vedo voi che lavorate. Qua dovreste vederlo chiaro, senza problemi. Quindi ditemi se ok. Noi sgombriamo le prime file. Sta funzionando, sembra strano, il team sala B vince di nuovo. Funziona? Vi avevo preannunciato, insomma, che fino alla fine ce l'avremmo fatta, e difatti è così. C'è l'applauso di incoraggiamento, capito? La esatto, direi che è proprio il caso di fare un applauso. Allora, mi suggeriscono, visto che stasera c'è il momento conclusivo che ci sarà di nuovo la birra, chi perde paga il fusto di birra. Alzo la posta. Alzo vabbè, la posta. Vabbè. Elimina no, da questo gioco i minorenni, dai, poi. Sì, no, infatti. Okay. No, solo per gli organizzatori, perché sono loro che fanno da tutor, no, capisci? Dopo l'applauso l'emozione ha smesso pure di funzionare. Niente, a noi c'è qualcosa che non va nei collegamenti perché... Mi rimetto lo schemino elettrico, provate a riguardare. Controllate di aver messo nella parte di codice correttamente il pin trig al 2 e il pin eco all'1, perché magari avete scritto male quelli e quindi c'è qualcosa che non va. Nella parte di codice. Ok. Quindi vai nella parte di codice, devi avere trig al 2, eco all'1 e unità centimetri.
Quindi trigger di 2, ecco più 1, ok. Sì, no, è corretto il codice, c'è qualcosa nei collegamenti vari che non va. Provate a dare un occhio. Nel frattempo non so, c'è qualche domanda per Greta di curiosità dalla sala, possiamo, tanto i tempi morti ci sono. Quindi se qualcuno vuole fare qualche domanda, ce lo dice. Sì, pure dall'altra sala, se qualcuno ha qualche curiosità, qualche domanda da fare, nel frattempo approfittiamo di questi momenti. Ah, io ti volevo chiedere una cosa, ti ricordi, cioè l'altra volta quando ci siamo visti a Roma ho parlato con Boris, no, mi diceva che avevi creato questo kit pronto all'uso con Arduino. Sì. Spiegami un po', che c'è pure un corso, mi sa, su YouTube integrato, spiegaci un po' questa iniziativa perché era interessante. Allora, noi abbiamo creato questa iniziativa perché sostanzialmente non ci sono, almeno sul mercato, kit dove trovi dei componenti, Arduino incluso e tutto quanto, insieme anche a delle video lezioni che ti spiegano il tutto. Cioè, di solito tu vai a comprarti un kit con i componenti, Arduino, tutte le cose, però poi devi andare a cercarti il come si utilizza il sensore di distanza, come si utilizza il servomotore, devi andare a cercarti un po' online. E dato che mancava questo kit, abbiamo deciso insieme a Futura Elettronica, che è una ditta qua di Gallarate, che poi è presente stasera come live, ok, con voi, di creare questo kit. Questo kit sostanzialmente che cos'è? Costa 58 euro, così vi dico chiaramente il prezzo. Al suo interno si trova una scheda Maker 1, che è uno dei tanti cloni esistenti sul mercato di Arduino, ok? La particolarità di questa scheda è che uno costa meno, perché sono 12 euro a differenza dell'Arduino 1, che siano intorno sempre più o meno ai 25 euro, mettiamola così. E due, la particolarità è che anche questa scheda, come il Microbit, ha un pulsante, un buzzer e dei LED già integrati sulla scheda, quindi senza dover comprare altri componenti è già possibile utilizzarla. Dentro a questo kit, oltre alla scheda, ci sono una tipo ventina di componenti extra, tra cui il sensore di distanza, un servomotore, sensore di temperatura, il modulo Bluetooth, cioè veramente di tutto. E la cosa interessante che abbiamo fatto è che con l'acquisto del kit ci sono a disposizione 50 video lezioni, che sono 50 video in cui ci sono io che parlo per circa 10-15 minuti, quindi se sopportate la mia voce ce la potete fare, in cui vi spiego passo passo come si parte da zero, quindi come installare semplicemente il programma di Arduino, per dire, come si programma, perché partiamo da zero, quindi anche se nessuno ha mai scritto una riga di codice, viene semplice per le persone riuscire ad utilizzarlo, ma partiamo da zero anche nella parte elettronica, quindi vado a spiegare anche nei primi video le prime cose di elettronica, come possa essere la legge di Ohm o come si utilizzano le resistenze dei LED per non far saltare in aria per l'appunto i componenti, e poi mano a mano si va avanti fino ad arrivare ad esempio alla creazione di una casa domotica, in miniatura logicamente, che è l'ultimo progetto finale dei 50 video. La cosa particolare è che abbiamo deciso di dividere praticamente il corso in due. Col kit, quando acquisti il kit, si riescono a fare tutte le prime 33 video lezioni, si riescono a fare tutte quante. Le altre 17 le abbiamo lasciate escluse al kit, perché o sono cose più avanzate, che magari qualcuno non ha più voglia di continuare, ha perso la voglia, non piace, o hanno componenti che costano di più, e quindi metterle nel kit veniva fuori un kit che costava veramente troppo per una persona che voleva iniziare. Un esempio banale è tipo la creazione di una macchinina 4x4 motorizzata. Capisci che prendere la macchinina, prendere i motori, il modulo, un altro Arduino magari per controllarla e tutto, è un costo avanzato che di mettere in un kit base non ce la sentivamo e abbiamo deciso di lasciarla fuori. Con l'acquisto del corso è a disposizione tutti e 50 i video. Con i componenti che hai dentro puoi fare solo i primi 33, gli altri 17 devi andare a comprarti extra i componenti. Ma se uno è appassionato, credo che comunque lo vada a fare senza problemi, ecco. Sì, no, infatti io ho apprezzato subito l'iniziativa perché il costo non lo conoscevo, comunque mi sembra un costo abbastanza accessibile. Sì. Però è proprio bello questo connubio, no, tra acquisire la componentistica e poi avere anche una base di qualcuno che ti spiega bene come usarlo, perché esatto. A volte il problema è che c'è tanto materiale, sicuramente su internet, no? Però magari alcune volte sono tutorial molto molto tecnici, poi magari sono anche in lingua inglese, quindi esatto. Per un ragazzo che si approccia a questa cosa non è proprio semplicissimo. Esattamente, noi invece abbiamo proprio pensato a un ragazzo o anche la persona magari più avanti nell'età, che però aveva la passione dell'elettronica ma non ha mai avuto modo di usare un microcontrollore, certo. Però ci vuole provare,
che non sa niente di programmazione, ma pian pianino riesce a fare. Certo, si parte dalle cose basissime come accendere un LED, però poi si arriva anche alla creazione di applicazioni per controllarti una lampada domotica, per dirti. Abbiamo fatto pure quell'esperimento lì. Quindi è un corso che secondo me per chi parte da zero ne vale la pena. È una bella, sì. Non so se dobbiamo comprarlo anche al team della sala A, il kit. Questo è bassissimo. A no, che punto la cosa da dirvi, scusami, poi ti lascio loro, è che siamo andati sold out con i kit. Ne abbiamo realizzati una cinquantina, in un mese sono andati sold out e per crisi di componenti futura gli ho finito praticamente tutti i componenti che avevano, non l'ho fatta apposta, e stiamo aspettando appunto che a futura arrivino di nuovo i componenti per poter ricreare i kit, che attualmente sono un attimo metà sì, metà no, perché mancano i pezzi. Crisi dei componenti, uno lo compriamo noi. Uno lo compriamo noi. Dovrebbero tornare, dovrebbero, a metà novembre dovrebbero. Metto le mani avanti. Allora, se non sbaglio, scusami, mi chiedevano in sala dove si acquistano questi kit? Sempre sul sito di Futura, giusto? Sì, allora sul sito di Futura, che è futurashop.it, c'è la spedizione in 24-48 ore in tutta Italia, escluse le isole che di solito ci mettono 72 ore, quindi Sicilia, Sardegna, occhio solamente che magari 72 ore, però, però in Italia 24-48 ore, tipo Amazon Prime in tempo zero ti arriva. Come sta andando sala A, Carmine? Allora, sala A c'è qualche problema di collegamento, perché si attacca il servo motore qua, però il... Allora, facciamo così, andiamo avanti e poi dopo riprendiamo. Andiamo avanti. Sì, riprendiamo. Ok. Nulla, figuratevi. Allora, quindi abbiamo visto il sensore ad ultrasuoni. Adesso, questo qua è il sensore ultrasuoni parte 2, che in realtà ve l'ho già integrato, la possibilità di aggiungere il mostrare a video la distanza che stiamo rilevando. L'ultimo passo, come vi avevo anticipato, è il fatto di dover montare tutto quanto il circuito. Quindi adesso andiamo ad aggiungere anche il servomotore e andiamo poi a programmare praticamente il tutto. Poi vi faccio vedere lo schema blocchi per la programmazione. Andiamo quindi a fare tutto il mega circuito. Quindi io riprendo questo qua, il sensore ultrasuoni non scollegatelo che va benissimo così come è posizionato. Io vado a recuperare un servomotore, quindi nel nostro caso il microservo. Come va collegato questa volta il servomotore? Allora, il pin del segnale sempre comunque al pin 0, come l'avevamo già connesso prima, quindi vado a metterlo verde che così differenziamo un po' le cose. Poi, il pin del suolo, che è chiamato così su Tinkercad, che è la GND, il pin nero, marrone, in base a come ce l'avete, deve andare in comune a tutto l'altro suolo, quindi praticamente tutti i cavi neri devono stare connessi tra di loro, perciò se tipo avete un coccodrillo su cui avete, cioè sì, un morsetta coccodrillo su cui avete collegato i due fili, potete aggiungere tranquillamente quello del microservo. E poi l'ultimo cavo, che è l'alimentazione, quella del servo, anche lui in questo caso deve andare al positivo della batteria. Quindi il filo della batteria positivo, oltre ad avere il sensore ad ultrasuoni, deve avere anche il collegamento del microservo. Deve essere tutto connesso qua assieme. Datemi conferma di quando ci sono entrambi i gruppi. Io lo sposto sempre qua, così almeno ci siamo. Riesco a vedervi. Via. Ok. Per noi potete procedere. Noi siamo pronti a recuperare ancora il sensore di movimento. Ma voi che avete fatto il sensore di movimento, avete collegato anche il servo in questo momento? Sì. Hanno staccato l'audio proprio, sono... hanno deciso di sì, morire in silenzio. Il servo funziona. Ok, ma quando dovete provare il sensore ultrasuoni, avevate collegato anche il servo o solo il sensore ultrasuoni? Entrambe le cose. Ecco, provate a scollegare il servo. Perché voi avevate collegato il servo alla 3V? Sì. E allora vi faceva cortocircuito, per quello non andava. Ah, ecco, perfetto. Nulla. Comunicazione di servizio, estintore in sala A. Estintore portatelo, in sala. Portatelo. Quindi, no, è un errore comunissimo, banalissimo da fare, che succede, non è un problema. Non avete visto fumate bianche, quindi è perfetto, senza problemi.
Scusa, mi chiedevano dalla sala, il kit di cui parlavamo prima, come si chiama, proprio di specifico? È Maker Kit Base. Ok. Perfetto. O anche se cercate sul sito di Futura Maker 1, poi vi salta fuori un'immagine in cui ci sono dei componenti e il mio bel faccione in mezzo, perché quelli di Futura si divertono a mettere le mie pose meravigliose in mezzo come sponsor del kit. Quindi cercate la faccia di Greta alla fine, esatto, sul sito. Dentro, lì praticamente nel sito, trovate un mini video introduzione che vi fa vedere i componenti che ci sono, vi spiega come funziona tutto il kit, quindi vi riassume quello che vi ho detto io prima, senza problemi. E trovate anche l'elenco dei video che sono proposti, dei progetti. Grappolo di cavi in giro, sono un po' preoccupato. No, allora, noi abbiamo staccato tutto e stiamo riprovando a fare da zero, almeno a collegare il sensore. Per cui voi procedete. Avete lo schema elettrico voi del sensore? Sì, cioè, ce l'abbiamo, avete lo tutto? Stiamo guardando, okay, lo sono scaricato. Posso. Perfetto. Quindi andiamo avanti? Sì, sì, sì. Okay. Ok, l'altro gruppo avete fatto tutta la parte elettrica senza problemi? Sì, funziona tutto. Alla grande. Sì, funziona tutto. Sì, ci siamo. Ok, allora, adesso passiamo alla parte di codice, che ci terrei a farvelo vedere come mi hanno insegnato a scuola, scusate, mi è rimasta l'abitudine, di fare un attimo di ragionamento sul codice. Allora, non so se vi hanno mai insegnato a fare il cosiddetto schema blocchi, diagramma di flusso, flowchart o come caspita ve lo chiamano, ma è sostanzialmente una schematizzazione di quello che deve fare il nostro robot. Io lo faccio sempre perché mi aiuta a capire bene poi come fare a programmare per evitare di fare confusione. Quindi, sostanzialmente la prima cosa è partire, quindi lo start, che nel nostro caso sarà semplicemente collegare l'alimentazione. Dopo che è partito, bisogna andare a controllare se la distanza dal sensore, quindi se il nostro sensore rileva un qualcosa a meno di 20, in questo caso sono 20 centimetri, quindi tanto da mettere la mano davanti. Se non rileva niente a distanza minore di 20, il codice continua a cercare di rilevare qualcosa a distanza di 20. Capiterà prima o poi che rileverà qualcosa a distanza minore di 20 centimetri, quindi la nostra mano davanti che saluta il robot, e quindi andiamo a fare quello che deve fare effettivamente il robot che abbiamo previsto che deve fare. Come prima cosa io ho pensato di fargli mostrare tramite dei LED una faccina che sorride. Voi potete fare qualsiasi cosa che volete, io ho puntato a una faccina che sorride. Successivamente deve salutare, quindi deve muovere il servo avanti e indietro, e poi, come ultima cosa, deve andare a pulire lo schermo, perché noi gli facciamo vedere la faccina, ma poi dobbiamo cancellare la faccina che gli ha fatto vedere. Finito questo, si torna praticamente a controllare se la distanza è minore di 20, quindi fino a quando la distanza non sarà di nuovo minore di 20, non farà più tutto questo movimento. E poi c'è una parte di end che si aggiunge per completezza, ma in realtà serve poco, perché l'end è quando andate a staccare l'alimentazione. Andiamo a vedere la programmazione, questo è quello che andremo a programmare, ma l'andiamo a fare passo passo su Microbit. Quindi andiamo di nuovo su Microbit, stavolta possiamo evitare di dover cancellare tutto quello che abbiamo messo nel per sempre, possiamo ottenerlo. Andiamo solamente a togliere il mostra numero distanza, che non ci interessa. E adesso, allora, noi abbiamo messo che distanza è il ping trig al P2. L'eco al P1 e l'unità di misura sono centimetri. Come mostrato nello schema blocchi prima, dobbiamo andare a controllare se la distanza è minore di 20 centimetri. Quindi si utilizzano i blocchi di logica e si va a controllare questo qua, che è praticamente un se vero, però adesso andiamo a togliere il vero. Per togliere il vero possiamo andare a prendere uno che ha la stessa forma, come potete vedere, e andiamo ad incastrare qua. Cosa dobbiamo andare a dirgli? Come visto prima, la variabile che dobbiamo andare a controllare è distanza. Quindi andiamo a prendere la nostra variabile distanza. Quindi se distanza minore, io ho messo 20. Voi potete calibrarlo come volete. Considerate che il sensore ad ultrasuoni funziona tra circa i 3-4 cm e i 2 metri di distanza. Io vi sconsiglio di andare oltre il metro e mezzo perché perde veramente di qualità, di precisione. Quindi se potete rimanete entro il metro, metro e mezzo. Però per salutare un robot non vi ci vedo che vi mettete dall'altra parte della stanza per salutarlo. Quindi io vi consiglierei magari di mettere un 20-10 cm, però poi potete andare a tararlo come siete più comodo. Quindi se distanza minore di 20, che cosa deve fare?
deve andare a mostrarmi la faccina, come gli ho detto prima. Quindi vado a disegnarmela, o potete prendere anche mostra icona e scegliere la faccina. Poi tutto quello del servo che avevamo messo prima, quindi servo scrivi su pin 0 con 0, aspetta millisecondi, quindi un secondo, e poi torna a 180, riaspetta un secondo, e poi come ultima cosa che abbiamo messo era quello di pulire lo schermo, quindi andrà ad eliminare la freccina. Perciò lui farà tutto questo movimento e funzionerà così. Poi una volta che avrà pulito lo schermo, uscirà da questo ciclo e tornerà qua nel per sempre, quindi si rimposterà la distanza al pin trig 2 eco 1 centimetri qui, se la distanza è minore di 20 mi mostra il LED, mi scrive sul pin e tutto, e poi mi pulisce lo schermo. Questo qua è tutto il ciclo che va a fare. Io metto di qua, così almeno riuscite a vederlo. Allora, la faccina si muove, ma il servomotore no. Ok, quindi... è collegato giusto il servomotore? Guardate il collegamento. Mi raccomando, l'alimentazione in comune con il più delle batterie e il negativo è con la GND. Occhio a questo. Stiamo controllando, Greta. Noi abbiamo un cavo marrone, uno rosso e uno giallo, quindi rosso l'alimentazione, sì. Marrone sì. Dovrebbe essere la cura, e giallo sì. Segnale? Esatto. Okay. Ci sono tre... Greta, ci condivideresti un secondo il codice al volo? Questo per arrivare qua. Qua. Allora ce l'abbiamo, Houston, abbiamo risolto, abbiamo anche il servomotore, sala A. Sala A. Sala A? Sì, siamo quelli della sala A, cioè nel senso il gruppo okay. Nostro. Ok, fantastico. Sala B invece? Sala B, stiamo replicando il codice. Ok. Vi è partito il sensore di distanza? E vediamo il LED, ma il sensore non recepisce la distanza, però vediamo zero. Scusami, okay. Greta. Dimmi. C'è il servomotore che parte in loop. Ok. Si parte il loop, è stranissimo. È dentro nel ciclo, vero? Sì. Non c'è da nessun'altra parte scritto servomotore che mi deve partire il loop, vero? Come state messi giù, Stefania? Ma voi procedete, perché noi siamo molto indietro. Vabbè, l'ultimo step questo, è la fine. Questa è la fine, non vi preoccupate. Sì, noi abbiamo problemi di collegamento con i vari cavi, quindi ci siamo persi un po'. O ci funziona il servo o ci funziona il sensore. Ecco. Ora dovrebbe andare. Vabbè, però a noi gira, cioè funziona il servomotore, cioè gira tantissimo. Cioè a noi funziona. No, quello pure a noi gira tantissimo. Adesso funziona ancora di più perché gira sempre. Questo come fanno i bambini, a noi gira di più. È la potenza della programmazione.
Assurdo, non ero pronta a questa potenza. Lo so. Dopo tanti anni di esperienza, sai. No, la cosa strana è che se vi funziona il servo a raffica che continua a girare da 0 a 180 e c'è continuamente acceso anche i LED, significa che siete sempre a una distanza minore di 20, rileva qualche ostacolo, occhio. Se invece i LED sono spenti, c'è un problema col servomotore. Allora, dice che se i LED sono sempre accesi quando il servomotore funziona, vuol dire che è un problema di distanza dal sensore. Esatto. Qui c'è qualcuno che... Esattamente, perché magari non ci fate caso, pensate che il sensore punti in alto, ma in realtà è poco inclinato, e becca una vostra spalla e rileva 20 centimetri, quindi occhio a quello. Deve essere proprio completamente libero. Voi avete detto 20 metri. Adesso sì. Adesso funziona, un po' di distanza. Bravo Gerardo. Perfetto. Allora, sono 3 metri qua. Vabbè, funziona. Possiamo andare avanti, tanto Sala B lo fa ora di pranzo, dai, col cestino. Okay. Lo fanno dopo. No, guardate, sono proprio le ultime 2 slide, quindi poi vi lascerei andare io, rimango a disposizione. Allora, innanzitutto, congratulazioni, perché in parte avete fatto il vostro primo robot, mettiamola così, non so se li avevate già costruiti, però nel caso il vostro primo robot. E adesso l'ultima cosa è che adesso tocca a voi. Sul tocca a voi che cosa intendo? Intendo prima di tutto, se vi va, di costruire il corpo del robot. Quindi come vi avevo mostrato in questa slide, io l'avevo fatto con del semplice cartone, avevo praticamente incastrato tutto a mo' di Art Attack e l'avevo costruito. Però se non vi piace non siete minimamente costretti a farlo in questa maniera. E poi l'altra cosa che tocca a voi fare, e ve lo lascerei a voi, è la particolarità di dover impostare il servomotore che non vada da 0 a 180 perché significa che va tipo da alto a basso, ma che si sposti come se fosse una mano. Quindi invece di fare la mano che ti gira da 0 a 180, magari ti deve girare da 10 a 60 gradi e fare questo movimento. Però quel lavoro lì lo lascio fare completamente a voi, che almeno decidete voi come farlo, come vi piace di più, come non vi piace. Quindi io vi consiglio magari di attaccargli veramente un pezzettino di cartone sopra, così vedete più chiaramente quanto si muove e potete incastrarlo. Questo qui è il compito che vi lascio, mettiamola così, come compito per casa. Giuro, vabbè, non controllo i compiti, quindi non vi preoccupate, non vi metto note, nessun problema. È una cosa in più per voi se volete continuare ad andare avanti a, diciamo, abbellire questo robot. Va bene. Ok, non ci sono domande, ragazzi, qualcuno vuole dire qualcosa a Greta? Diciamo di tutto. Qualcuno ha domande? È stato uno sforzo immane, ancora in corso lo sforzo, cioè, vedi, ce li troveremo lì anche stasera, saranno lì. Abbiamo creato un desk di lavoro. Sì, a collegare ancora Cavi. Vabbè, Greta, immagino grazie, che il primo esperimento di tutti sia più o meno in questa maniera qua, nel senso che non è detto che poi la prima volta va a buon fine, l'importante è continuare. L'importante è partecipare alla gara comunque, ragazzi. Sì, esatto. L'importante per noi è continuare ad approfondire determinati temi e continuare ad appassionarsi e continuare a lasciarsi ispirare. C'è una domanda, un attimo solo. Greta, ti riporto la domanda che hanno fatto qua in sala. Ci toglieresti una curiosità? Qual è il progetto più complesso che tu hai realizzato? Allora, bella domanda. Allora, guarda, sinceramente il progetto più o meno che è quello che mi ha dato più visibilità, che è la mano robotica, credo che sia uno di quelli più complessi che io abbia fatto fino ai miei 15 anni, ma perché poi era fatto con i Lego, programmazione a blocchi e tutto. Il progetto più complesso che io abbia mai realizzato, che sembra la cosa più banale di sto mondo, è per l'appunto la macchinina 4x4, ok, come è andata con Arduino, perché è stato un incubo quella macchinina, ve la racconto brevemente perché tanto fa ridere la storia. Non ero pratica di Arduino, l'ho presa, l'ho configurata e tutto,
Però la prima volta ho fatto fumata bianca, quindi già che fa fumata bianca non è che funziona molto. Ho provato a cambiare le impostazioni, altra fumata bianca, l'ho abbandonata, l'ho ripresa in mano dopo tipo 2 anni, ennesima fumata bianca, si era tipo gonfiata una batteria, aveva fatto di tutto. L'ho ripresa in mano durante il secondo lockdown barra quest'estate, mi sono messa dietro, ho capito come funzionava, ho capito come farla, l'ho configurata e adesso sono arrivata che la comando con un guanto a distanza come se fosse tipo il guanto di Iron Man. Quindi io muovo il guanto avanti e indietro e la macchinina mi risponde avanti e indietro. So che sembra un progetto banalissimo, ma per le fumate bianche per me è il progetto più complesso che abbia mai fatto. Quindi anche per l'altro gruppo che è ancora in difficoltà, ragazzi, non demordete, perché comunque capita di sbagliare, capita che le cose esplodano, capitano che le cose prendano fuoco senza nessun problema. Perciò non vi fate problemi di questo, l'importante è continuate ad andare avanti, ecco. Grazie, Greta. Bene, quindi se non ci sono altre domande, io ti ringrazio davvero tanto per questa tua partecipazione e per averci guidati, anche se non proprio tutti, cioè guidati in questo laboratorio, ad alcuni riusciti ad altri no, però l'importante è che ci siamo divertiti, scherzo un po' con te durante questa giornata e soprattutto per questa esperienza, anche per i ragazzi che sono in diretta con noi e quelli presenti qui al Come to Code. Va bene. Ragazzi, buon evento, buona continuazione. Grazie. Noi grazie, ci vediamo alla prossima. Un applauso. Grazie Greta, ciao. Ciao ragazzi, grazie. Buona fortuna. Ciao, grazie ancora. Invierò. Bene, e allora adesso andiamo a pranzo. Tutti qua, lo stavate aspettando come... No? Allora, io prima di lasciarvi, vi vorrei dire questa cosa però. Il pranzo sarà sempre gestito nella sala Coffee Break, quindi là troverete la bag per il pranzo. Approfitto